È in fase di rifinitura, in fase conclusiva, piuttosto che la squadra denuncia ancora qualche problema da risolvere. Schachner e Comi si mettono in luce nel propiziare le azioni più che nel chiuderle. Comi comunque questa sera è andato in gol. I Ariani, soprattutto nella ripresa, hanno offerto una gara gagliarda sul piano agonistico, se non proprio sul piano del gioco. Nel Torino non è stato impiegato da Radice Danova, mentre nel Como Borgonovo ha disputato soltanto la ripresa. E vediamo le immagini di Fabrizio Albenga montate da Silvio Caudana. Dopo 58 secondi, prima occasione granata. Dossena evita Todesco e lancia Schachner. L'austriaco colpisce di piatto la sfera che termina alta. Al 25esimo punizione di Junior, manca la deviazione Schachner e Guerrini anticipa Comi. Alla mezz'ora corner di Junior, doppia conclusione di Corradini, respinta da Paradisi e da Fusi con le mani. E rigore netto decretato dall'Anese. Junior con un diagonale a mezza altezza spiazza Paradisi, è l'1-0. Al 41esimo elegante combinazione Sabato Pileggi Corradini. Sul cross di quest'ultimo, Comi finta per Dossena che al volo manca di un soffio il bersaglio. E veniamo alla ripresa. Al 7esimo un disimpegno impreciso di Pileggi mette in movimento Todesco che chiama Martina ad una acrobatica parata in uscita. Al 20esimo su azione susseguente a punizione, Albiero svirgola il cross ma Guerrini rimedia con questo rasoterra. Al 28esimo azione spettacolare dei padroni di casa. La comincia e la chiude Beruato, ma a cavallo fra le due fasi si inserisce una raffinata giocata di Dossena e Junior. Al 41esimo per concludere punizione dello stesso Junior. Paradisi ingenuamente respinge corta la sfera e Comi sigla il 2-0 nella chiave del più classico opportunismo. A te Galeazzi.